signori, buonasera, vi presentiamo il nuovo metodo di pilotare col pilota automatico. Vi passo subito la parola al signor Tedesco. Questo è il nuovo metodo di pilotare un 40, o meglio un 37. Ecco, cimetta da 20, da cimetta da 12, attaccato con Vorrei specificare una cosa, che questo metodo è stato studiato negli ultimi 20 anni, perché abbiamo dovuto fare diverse modifiche, però finalmente siamo stati capaci di raggiungere l'optimum. Ma l'efficacia di questo meccanismo, ma direi neutral meccanico atomico industrial. Ma come mai? Come mai si usa? È un brevetto tedesco. Ma come mai con questa barca tecnologica siamo arrivati al punto di pilotare con questa nuova tecnologia manuale, ecco? No, sempre una tecnologia manuale, però noi adesso con il pensiero abbiamo trasformato tutto. E tutto quello che voi non vedete sono tutti dei meccanismi elettrici, elettronici e ingranaggi. Ma il classico. Non si vedono perché col pensiero sono in maniera olografica fatte. E traspare, perché abbiamo dei metodi. Aspetti che sto perdendo un po', sto pensando come metterla in rotta. Ecco, si sta mettendo in rotta, perfetto. No, come dicevo, cioè noi col pensiero creiamo un meccanismo olografico e evidentemente con una frequenza tale da renderlo trasparente. Voi sapete che il colore sono particelle e frequenze. Sì, e certamente. Noi abbiamo messo delle particelle con delle frequenze particolari come l'acqua, ed è trasparente, non si vede niente. Vedete, è tutta una cosa olografica e trasparente. Ma non funziona, non funziona. La barca non è dotata di un pilota automatico o idraulico. Perché ride? Perché sono superate queste cose. Lei mi parla di piloti automatici meccanici di una volta. Ma sono superate, ma non possiamo. Ma può darsi che ci sia un malfunzionamento del pilota automatico? No, assolutamente. Anche perché era l'ultimo modello, l'ultimo ritrovato, silenzioso al massimo. Lei sente qualche cosa, sente giusto il rumore del motore. Perfetto. E stiamo pensando come fare, perché vogliamo inventare un sistema che con delle stoffe messe su un albero possiamo andare anche senza motore. Stiamo pensando di inventare una cosa del genere. Perfettamente. Ma orario stimato di arrivare? Di arrivo? Non si sa. Va bene, perfettamente. Anche perché lavorando, sai, il tempo passa. Certo, appunto, va bene. E va bene, allora dal Golfo di Castellammare l'equipaggio di Eracle vi saluta tutti quanti. Buona serata, arrivederci.